Bene, bene, bene. Buonasera Stefano. Buonasera, buonasera. Allora, vediamo un po' come faccio a uscire dal garage che mi sono incastrato nel menu. Ah sì, aspetta, mi si era spento il... Ecco, non andava. Si era spento il pad. Bene. Allora, io sono su Allora. un Caterpillar, quello che ho usato ieri. Sì. E... Penserebbe da recuperarlo perché è anche metà di carburante. Non so se... Te lo metto qua davanti al negozio, davanti al, come si dice, al garage, poi Ma lo sai? No, non ci serve oggi. In cosa? teoria. No, questo qua non ci serve oggi. Non lo so perché c'è, mi sono mica travi da portare. Tronchi medi. E boh, vedete cosa. Allora, le missioni, poi vediamo cosa prendere, quindi in base a quale missione. Quale vuoi fare? Allora, garage di Evans è tutto fatto. Manca falegnameria polverosa, consegna al pontile Allora, in cima alle montagne. Wow! In cima alle montagne. E sul io adesso ho fatto cucuzzo della montagna. osservatorio ghiaccio. Osservatorio ghiaccio. Che cosa fa questo? Tronchi medi 3, assi di legno 4, consegna all'osservatorio principale foresta nazionale, quindi dalla parte di là, Sì. però c'è dove mi fa vedere il gioco, il tunnel bloccato, c'è il lucchetto. Come facciamo? Boh. E poi, una volta di là, ti dice che ha bisogno, per sbloccarlo c'è il lucchetto, ti dice ricambi di riparazione e carburante per due. Vedi che c'è il lucchetto. Probabilmente noi dobbiamo andare con i tronchi, ma prima dobbiamo sbloccare il passaggio con due ricambi e due di carburante. Penso, eh. Ma Vedi non, che... dove te lo dice? Aspetta. Allora, io sono andato sulla missione che ti Sì. dice a sinistra. Se tu guardi anche la live, ti dice ce l'ho qua a sinistra. Mi Sì. dice esattamente ci vogliono. Da consegnare all'osservatorio principale nella foresta dello Yellowbork i tronchi medi e legno, gli assi di legno per 4, però il passaggio sembrerebbe chiuso. Per aprire il passaggio, penso io, però non so se è vero, non so se servono dei ricambi di riparazione o carburanti per 2. Com'è che viene interpretata questa missione? In teoria non ci servono, quello che ho capito. Perché sono di secondo piano e sono mezzi spenti. Ah, poi ci sono Perché anche ricambi per veicoli, eh. volendo possiamo usare il passaggio che usiamo sempre per andare di là. Ma se andiamo di là nel solito passaggio, arriviamo in cima, arriviamo in fondo all'altra mappa. Dov'è che è l'altro? Aspetta, mi devo mettere a posto. No, ma era giusto così. E che qui siamo in un passaggio e se usiamo il solito andiamo completamente da un'altra parte. Poi di là come facciamo a tornare indietro? A me dice, allora, se tu tieni il mare sotto, il porto e quant'altro sotto in basso, come mano Aspetta, in aperta, come quale mano mappa aperta, dici? nella basso piano. Ok. Dove c'è il garage, allora io tengo il mare sotto, così come me l'ha aperta, Sì. e mi ha fatto vedere di andare a destra nel passaggio della foresta nazionale Yellow Rock, cioè la... Ah, sì, ma su però giù uguale, puoi usare il passaggio che vuoi. ma però questo c'è il blocco, cioè sarà da Eh sì, sbloccare perché si apre con l'altra missione. con quale missione? Peter, tu dico. Perché dovremmo sbloccare queste strade. Se andiamo in alto, il passaggio dove c'è il problema di restauro a Tori, quel solito, arriviamo completamente da un'altra parte, nell'altra mappa. E bisogna fare un Intanto botto. ho trovato come si sblocca la stazione di servizio. Di là? No, di No, là di dentro. qua anche. No, di qua. Ah. Ma non conviene sbloccare un po' i passaggi prima?
Allora, per il passaggio, adesso non so quale Aspetta, vediamo. dobbiamo portare quattro Strada longarine. verso sud, quattro longarine e quattro di blocchi di cemento. Perfetto. Sì, Io andrei però subito con questa. Sblocca non so quale sblocca. quello che sto dicendo io adesso. Perché Ah. è un passaggio verso sud questo. Noi stiamo andando verso nord di questa mappa e appariremo nell'altra mappa in una posizione completamente diversa da questo passaggio qua. Di longarine Che ce non n'è so una neanche sola. se si collega tra l'altro. No, ma bisogna fare longarini 4 e cemento e blocchi di cemento 4. Il blocco di cemento vediamo dove troviamo. Longarini 2 sono qua. Un blocco di cemento l'ho trovato, ma è uno. Longarina è un'altra qua, quindi Ah sì, l'angolino ce l'abbiamo. Longarine sì. Blocchi di Blocco cemento. Cacchio, dove di cemento. Ah, sono? trovati. No, ce n'è uno. Longarine ne abbiamo un po' qua e un po' là. Nei blocchi di cemento che. Longarine, cacchio, ma dove sono tutti? Cemento, blocchi di cemento in alto a destra. Ce ne sono esattamente Ok. quattro. Oh mamma mia, aspetta che mi sono perso. In alto a destra, l'ultimo magazzino in alto a destra, all'altezza del tunnel che abbiamo sempre, siamo sempre usciti. Poi c'è anche un camion qua da sbloccare, mi sembra. Bueno, un container. In alto a destra abbiamo allora una longarina e 4 di cemento. Sì. Adesso tutti mai. Però lui vuole i blocchi di cemento, non il cemento. Ah, i blocchi, cioè, te che resume. E allora vediamo qua. Oh, Mi sa che sono della tamappa. cacchio. Blocchi di cemento, ma dai, blocchi di cemento qua ce n'ho solo uno. Qui avevamo portato cemento, cemento, ma non è blocco di cemento quello che. Ma dove cavolo sono? Carburante. Dovremmo aprire queste strade, cioè. Di là hai già guardato tu? Sto guardando adesso, non trovo. La sei cemento. Ma ho letto bene almeno. Perché se arriviamo, arriviamo ancora qua. Blocchi di cemento. Qui è tutto legname qua. Blocchi di cemento trovati. Dove? Dove abbiamo i due rimorchi del carburante? Ah no, non è blocco di cemento, scusa, ho Sono sbagliato. blocchi di cemento. L'asta di cemento, sbagliato. Lastra? Sì. Sei sicuro? O meno che ho tirato un'altra missione, qua c'è scritto Business. due No, lastre. cos'è? Aspetta, business turistico non c'entra niente. Oddio. Verso sud era questo. Blocchi di cemento c'è scritto qua, eh. Allora, ho attivato l'altro, io l'ho sbagliato. Tunnel verso ovest ti dice 4 Ah, longarine sì, giusto, e giusto, giusto. 4 blocchi di cemento. I blocchi di cemento li troviamo nel magazzino qua, che è anche Nel indicato. dubbio ho trovato anche l'altro, da sbloccare. Quindi io direi di dobbiamo sbloccare le strade perché altrimenti non riusciamo proprio. Sai che l'altro sarebbe più utile da sbloccare? Come l'altro cosa? Ma adesso qual è che sblocchiamo? Quello vicino al benzinaio? Tunnel a sud-est, a sud-ovest, scusa. A È della tapmap da dove usciamo però? destra. Quindi usciamo vicino al benzinaio. Sai che non lo so. Non so da dove si arriva. Ah, può darsi, potrebbe darsi proprio quello, sì. Può forse, non lo so. Sarebbe molto utile se sblocca quello. Dobbiamo sbloccare le vie, è inutile. Perché tutte le missioni sono collegate da una parte all'altra. Se non sblocchiamo Ok. questi passaggi, siamo Sì. sempre condizionati a. Io andrei a prendere Adesso ho visto i blocchi di cemento il magazzino tirato qua. qua. Bisogna andare a prendere questi blocchi qua. Ci sono anche le longarine, ma Ci in sono realtà anche le longarine. le
possiamo prendere in questa mappa, Corinne, dove... Però le longarine, allora qui sono tutte insieme, di là bisogna caricarle un po' qua, un po' là, un po' su e un po' giù. Io farei allora andrei qui a caricare blocchi di cemento con l'azov e il bilico e Ci stanno l'altro, tutti. secondo me, aspetta, le longarine, quattro longarine non ci stanno tutte. No. Perché anche il blocco di cemento servono due bilici, attenzione. Sono due blocchi, eh. A meno che non faccia una pazzia, attacco un altro rimorchio dietro col varicello. Ma no, andiamo con i due Azov. Andiamo con i due Azov, i soliti cassoni, e ci portiamo i blocchi di cemento. Andiamo subito a fare i blocchi di cemento e le longarine le prendiamo nell'altra mappa, un po' di qua e un po' di là. Facciamo così voi. Eh? È l'unico. Facciamo questo, io attivo allora la strada verso sud, l'attivo, Sì. cioè attivo, inizio la traccia e dai, andiamo di là con i due Azov. Io adesso l'Azov tu non so dove ce l'hai, aspetta fammi vedere qua, qual era questo? No, non questo, eh. Ecco questo qua rosso, ah sono già di fuori, guardali. Sì. Cambia. Ah, hanno sbagliato camion, aspetta. Ancora, ma ce la faccio stasera. Cambia camion. Ma perché non va di là? Ah, ok. Oh, che palle. Niente. Non vuole andare nel mio camion. Mio. Tatra. Azov, eccolo qua. Perfetto. No, questo è tuo, non è mio. Ok. Oh, finalmente. Allora, io andrei... Sì, di questo. Non è pieno Arrivo. pieno, però... C'è la botte qua in giro, mi sembra. Oh, vai. Ma ha dato il camion nuovo che dicevo. Sì? Guarda. Dove sei? Non ti vedo. Aspetta. Ascolta, i rimorchi che fine hanno fatto? Li hai in giro? Mi sa che l'ho detto indietro. Ah. Ah, questo qua è quello che hai guadagnato qua. Ah, Sì. figata, bello. Bello, sembra bello. Quasi quasi lo testo. Dai, testalo, cioè, mi sembra un po' piccolo il serbatoio vedere così, eh. 330 litri. 330, l'Azov ne ha 350, è vero che abbiamo un po' qua e un po' là. Ascoltami, mi riprendi il rimorchio allora. Riprendilo te perché sennò se lo prendo io abbiamo un solito problema. Non posso averlo giallo? Giallo, dai. Dai, giallo lo voglio, sì. Non ce la faccio a collegarlo. Allora è troppo lontano il rimorchio. Allora. Oh, ma qua abbiamo qualche problema. O è un bug, o è un hug, ma che ne so io. Che è successo? Mi sono ingruppato, mi sono rincoglionito a collegare il rimorchio. Oh, finalmente. Allora, spengo un motore perché... ma no, devo spegnere un motore. Io, se vuoi, va, la strada l'ho fatta. Ok, allora se è fatta a te ti seguo, dai. Tanto ormai la conosciamo un po' anche a memoria. È sempre la solita Però mappa, quindi... ho Vai, vai. fatto quella che gli ho fatto l'altra volta. Sì, ma finché siamo scarichi, no problem. Ma io non ho visto dove dobbiamo consegnare. E al tunnel in fondo, Ah, quello che bloccato in piccolo. sì, quello bloccato, però il problema è che poi ci mancano le longarine che
non riusciamo a portare tutto, dobbiamo fare due viaggi di cemento e due viaggi di longarine, perché sono, portano due blocchi, portano via. Ah, questo qua c'è, c'è sempre tutto attivo, non devo attivare niente. Poi abbiamo un, ci resta uno spazio libero giusto per riempire bene il cassone. Non so se conviene portar giù qualcosa per le missioni dopo o... Dai. Sei impiastrato, non va più? Daglielo indietro già che è in garanzia, sto baracco. Vediamo se te riesci. Beh, io c'ho l'Azov, scusa, ma non ti ricordi l'Azov come fa, guarda? Però anche te fai fatica, ma sì, però non mi sono impiantato, fa fatica, ma guarda, e beh, mi sa che la ruota in più che c'hai è se serve. Attaccati, tacchesdre, non dite così voi, tacchesdre, più o meno, sì più o meno tacchesdre o tacchesdavanti, no, davanti no. Ah, ma io non so dove sto andando, eh. Dritto? Allora, andiamo dritto, sono in cabina, sto per vomitare. Oh, buco. Destra. Destra? Aspetta che non ho visto. Magari ci sono una montagna. <C'è> montagna. Come ci sono montagna? No, si è salito sopra una collina, diciamo. Sì, però mi hai detto dritto, Ecco, ma mi ha sbagliato. Ah, ma io stavo andando diritto. Ah, no, ma lei mi ha fatto sbagliare per farmi stare dietro. Ah. Va bene, non ho problema. Ecco, tanto c'è la neve, tetti con la neve, ti imblocchi. Ma probabilmente quello lì va bene nel fango, e dove io nel fango non vado. Stai a vedere se non è così. Well, essendo che in questa mappa qui dominerebbe su questa mappa in teoria. Sì. Di che marca è quello lì, scusa? Taiga. Che cos'è? Non fa mica la Taiga, non fa mica i modellini scala 1.18 o qualcosa del genere. Non so. Mi sembra. Boh. Non fa le macchinine per la Barbie? Non lo so. Sì. Va bene, no, ma sembra che sta andando, eh. Sembra che è anche molto veloce in confronto all'Azzo. C'è la velocità, però. Sì, poi c'è l'aspetto consumo e l'aspetto potenza, e quindi. Sotto l'acqua consumavo 23 minuti. 23? Sì. Non è un po'. Ma è perché sei in rodaggio? 25? No, io qua sotto nell'acqua 19, 18, 19 e quasi 20. 20, sì, 21. Ostia, però consuma. Mi sa che siamo un po' sulla falsa riga. Ma tu hai guardato di lavorarlo un po', quello lì? Sì, è tutto modificato, insomma, al massimo. Ok. Ecco qua. In questa mappa tante strade non sono segnate perché è fiume, e il fiume tante volte qua è basso. Oddio, non qua. Insomma, corrente bella forte. Però vedi che ti sto prendendo? Anzi. Stavo bevendo. Ti sei fermato a bere? Allora che non sei mica su Gaze. Ah, ieri sera ad esempio ho incontrato un cinghiale che stava montando una macchina. E un orso, la prima volta che vedo un orso, che era incastrato tra due macchine incidentate. Però erano bancati, io non lo sapevo perché era la prima volta che li vedevo. Ho sparato addosso ad un caricatore all'orso, niente, non si è neanche spostato, cioè proprio mi era buggato, infatti ho detto oddio, infatti dopo hanno riavviato il server. Detto, ma porca miseria, ero contento di aver colpito l'orso invece.
Va bene, allora qua siamo al passaggio solito classico, che ormai me lo sogno anche di notte perché l'abbiamo fatto. Dentro è bello, bello vecchio, tutto camion. Beh, bello sta vecchio, bello, mi piace, tipo il Mac. Dopo se vuoi te lo faccio provare, a ritorno. Sì. Dopo vi dici, però c'è il segnetto, sei stato tu, non era così, mi manca l'angolino davanti, adesso lo metto a posto, me lo paghi nuovo. Cioè, non so se... Oh, mamma mia, ma però che fumata che lasci indietro. Bello, bello, bello. Quanti sono andato? Vai, 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 che ti aspetto, fammi, dammi l'ok, tu che non voglio che magari salti fuori il casino. Dimmi quando posso passare. Oddio, vai. Nel tunnel, mi senti? Vado? Sì, sì. Ah, l'altra cosa bella è la chat vocale del gioco. Ti senti? Vabbè, a parte Discord. Sì. Ti senti solo se sei vicino a una certa distanza, altrimenti. Ah, sì, ok, ho presente. Che sì. Bello che è. Dopo, vabbè, se sei in team, allora usi Discord e tutto, però se no è bello attivarle solo la chat del gioco, quindi se te sei da una parte non senti gli altri o come vuoi, insomma. Mamma mia. Allora. Questo camion non è eco. Ah, problemi zero, dai. Consumi quanto è consumato? Sono a 213. A quanto? 213, 211 adesso. Ah. Buonasera Carlo, buonasera, benvenuto. Pericoli su ruote. Ho fatto... A forse fare benzina, ma sono tolto. Ah, te la sei tolta, bene. No, sta provando il camion nuovo Stefano, quello che ha guadagnato, occhio, in una missione. Occhio che dietro non vedo. Vieni, vieni. Pip, 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 pip. Non ce la telecamera, quel coso lì. No. Ma che cosa hai preso? Ce l'hai ripagato o te l'ha regalato con le patatine? Non ho capito, cioè. Però che fuma così tanto, mi piace, oh. Allora facciamo un bel rifornisco. Anch'io mi trovavo al contrario con la botte, stavo andando a rifornire la botte. Vada, vada il signor Stefano, vada sopra i sassi che arrivo, la seguo. Era di qua il percorso, siamo sicuri? In teoria sì. Ah, ma io c'ho i fanali spenti, ecco perché non vedevo una macchina. Ecco perché non ci vedevo io. Sì, ma sai che non mi ricordo mai che quando si attraversa il tunnel viene azzerato tutto il camion, quindi... Cioè non mi ricordo mai, devo... Me lo devo memorizzare un po' nella mia testaccia. Mannaggia che si bug... che mi... si bugga il coso della GPS. Cos'è che si bugga? Cos'è che si bugga? Cos'è? Cos'è che? Cos'è che? La solita linea che non scompare. Ah, perché l'hai tracciata male. Anche io ogni tanto la traccio fuori dal percorso e se non la superi non te la cancella. No, poi e poi il bello è che non si cancellava più. Ogni tanto non si cancellano, è vero. Devo ancora capire sta roba. Allora, adesso prendiamo... Allora, adesso sono le longarine, se non ricordo male. Due terre, i blocchi di cemento. Giusto? Sono troppo avanti. Allora, ma blocchi di cemento sono piccoli. Vabbè, ma allora scusa, li carico io e tu carichi le longarine. Aspetta, longarine... Allora devi scaricarne uno da me? No, perché tu puoi caricare due longarine dietro e un blocco di cemento davanti. Quante blocchi, quanti longarine? Ok, e un'altra longarina, boom. Quante longarine servono? 4, giusto? Sì. Però ne troviamo anche di là, almeno due le troviamo di là. Io andrei di là con... Sì. Quanti blocchi servono? 4. 3. Io ce n'ho uno. Quindi devo metterne 3, 1. Aspetta, ma io cosa ho messo? Blocchi di cemento? Ah sì, giusto. Mi è venuto il dubbio. 2,
Ok, e posso portare una longarina. Bene. Quindi di là ne Perfetto. mancherebbe una solo longarina che ne troviamo, Sì. dai. Hai già fatto il percorso? No. No, tac. Non ho fatto il percorso, tac. Non ci voglio fare manovra. Beh, ma adesso fino a qua è facile. Oddio, no, 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 no. Aia. Aspetta, perché. Oh! Vediamo, 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 vediamo. No, andiamo, 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 lavora. È questa l'uscita, no? Sì. No, non saltarmi Guarda. addosso, eh. No, devo. Ma tu la prendi così, vai a capottarti sul New Jersey, guarda lì. Non frena. Non frena, ma se la prendi così vai a prendere il New Jersey, ti vai a capottare. Col Adesso la camion. carico, il fumo è ancora peggio. Col camion nuovo. Ostia, che botta che ho preso. Allora. Che ho sentito una botta, che hai fatto? Ti sei capottato, no? Allora, i pericoli sulle ruote. Pericoli su strada, dovremmo mettere il titolo. Non a quei, attenti a quei due. Pericoli su strada. Camion impazziti. No, gli autisti. Gli autisti. Oddio, gli autisti pazzi. Potrei essermi sdraiato. No, fammi capire cosa devo fare. Diciamo che ho preso l'unico fosso che c'era. E ti sei capottato? Quasi. E io devo venire in soccorso? Se riesci, sì, se no Ma troverò se volo. ti mandassi mia suocera, andrebbe bene lo stesso? Lei arriva col mattarello di solito, eh? Di sicuro, se la vedi, di sicuro comincia a prendere aderenza al camion e Carlo ride. No, ma ti mando mia suocera col mattarello, vedi come fa a prendere aderenza al camion. Arrivo, 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 aspetta che arrivo. Però non c'ho voglia di far manovra, vediamo fin dove riesco a non cappottarmi anch'io. Andrizzato mi sono andrizzato, però devo caricare. Wow, ti sei indrizzato. Eh sì. Ma no, 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 scusa, mi dissocio di queste cose. No, perché bisogna spiegare un po', perché qua magari qualcuno pensa male, io mi dissocio, eh. Non è quello che si pensa. Oddio, che qua mi resta il guardrail in mezzo alle ruote. E sembra un equivoco, anzi è un equivoco, quindi attenzione a non pensare male. Allora, dai, che sto arrivando, tutto in retro. No, ma perché non ce la faccio saltare il guardrail? Perché li mettono i guardrail, eh? Perché non li mettono? Mica siamo alle man qua, cioè voglio dire, andiamo a 20 all'ora. Ok, dai, vediamo un po'. Anticipiamo un po' la sterzata. Bene, bene. Bene. Mi devo abituare a questo cambio però. Lei si abitui col camion. E io faccio abituare a chiamare mia suocera, poi vede come succede, come si abitua lei. Allora, dove. Ah, ma si è proprio ribaltato con tutto. Ah, ma ha fatto bingo, ma non è che si fa Capodanno bingo. Ma oddio, però ci sei riuscito, no? Pensavo che dovevo tirarti su. Ah, per fortuna è rimasto acceso il camion. Allora, vediamo un po' intanto se riusciamo a fare una foto allo Stefano che si è accappottato. Mettiamo il giorno così le foto vengono un pochettino meglio. Tiriamo via l'apertura e facciamo. Allora, eccolo là. Tac. Cioè, io continuo a pubblicare foto degli incidenti, ma se sembrano quelli. Cioè, sembra una cosa voluta, sembra il Crash Doom, quel gioco dei. Come si chiama? Crash test che fanno. Che c'è. Io non riesco a attaccare un attimo il mio rimorchio e imballarmi un attimo il carico. Ah, dipende, cioè aspetti, lei sorrida un attimo che sono proprio qua davanti, le sono sul radiatore del camion, non sente un po' di solletico, sono proprio sul radiatore. Eh sì. Aspetti,
Aspetta che torno fuori. Allora, sgancio il mio, stacca rimorchio, tac. Facciamo così. No, facciamo prima che arrivi veramente la suocera, se no qua. Se mia suocera sa che lei ha già scassato il camion nuovo, aia, aia, aia. Poi, anch'io, però. Allora, collega il camion. Mamma. Bene. Bene. Manca quello in mezzo, se ha visto. Ah, devi venire un po' più avanti, qua. Ok. Qua. Poi sposto, aspetta che sposto il mio. Ho beccato il tuo carro. No, 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 che dopo se si incasta senza le rotelline davanti, i piedini davanti, è pesante questo con... Allora, collega rimorchio, mi sposto, me ne vado, me ne vado. Dovrebbe riuscire così, eh. Intanto spengo il mezzo, perché sennò qua consuma. Allora, stacca, ferma il motore, vai. Tac. Sì, dai, di mezzo ce la fai benissimo. Dovrebbe accettarlo così, eh. Ora che lo accetta, no. Sì, dai. Prova al limite, intanto non ti va da nessuna parte così. Ma come fumate, vado? Bello quando fuma così da ignorante, va benissimo. Io amo il camion così, guarda che belli. No, ti è caduto giù. Questi rimorchi li odio quando fanno così. Ma adesso è successo adesso perché era rimasto in piedi. Quando l'ho sganciato io era sua, eh. Mamma mia. Che palle quando fa così. Tienila corta la gru, eh. Ok. Corta corta così recupera forza e lo alza. Vai, 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 vai. Allora, grucia puoi fare? Lo so che è pesante. Lo so, pesa quel coso lì, eh. Dai, se lo alzi un pelo vado sotto io con la ralla. Perché la gru è la stessa, però ti sei messo male. No, 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 cala. Sennò ti sei messo male con quel camion. Aspetta che provo io di qua. Aspetta, stai fermo, eh. Allora, attiva gancio, modalità gru. E se l'apri sempre sbagliata, devo ripristinarla, ok. Poi attiva gancio, modalità gru, perfetto. La seconda volta va. In tutto ciò ho già consumato 100 litri stando fermo con la gru, eh. Ma hai fatto i dai lavori. Oh. Perché non me la agganci? Ah, il tuo è più corto il camion, magari te ce la fai il saldo, vero? Perché mi fa sto simbolo dalla freccia in avanti? No, non riesco a... Ah, ecco, me l'ha presa, perfetto. No, ma sta piegando la gru, eh. Si è buggato sto rimorchio, dai. Provo a fare una cosa, tipo, no, non posso neanche disimballarlo, non posso neanche sollevare i lombarini perché è legato. Vedi che non riesco neanche a... No, si è buggato. Ragazzi, scappo a cena dopo. Va bene, ciao Carlo, buona cena. Sai cos'è forse? Perché magari da carico ti fa capire che non bisogna caricarlo da staccato. Mi sa che ti fa capire, non Ho vorrei. capito, ma non ho le gru più lunghe, è quello, no, che non capisco.
Cioè, se avessi la gru più lunga o più forte, insomma, ma non c'è verso. Mi sa che mi tocca fare quello che non voglio. No, aspetta. Occhio che stai per toccare il tuo rimorchio, Sono fermo, adesso lo attivo il gancio, modalità gru, tac, vediamo di alzarlo adesso che l'ho un po' sbloccato, no, Dai. Io un po' l'avevo alzato, dopo però è andato giù. Sì, è pesante. No, è proprio incastrato, non va. Ah, però adesso c'è tuo rimorchio sopra, quindi non riesce a zollo. Ah. No. Attacca un po' il mio rimorchio, tienilo col vericello. Non vorrei che portasse anche quello, Ce l'hai? Aspetta un attimo, aspetta. Non mi fa mettere di fianco, in mezzo. Beh, tienilo, sì, ma qualsiasi parte, basta che non cada giù nel... Vai? Vado? Ok, dai. No, con la botta non si è risolto, no? No, però aspetta, volevo sganciare, però è impossibile sganciarlo perché... Bisogna ribaltarlo per sganciarlo. Sì, perché... Cacchio. Mi sa che è l'unico. Ma adesso a ribaltarlo, vediamo se riesco. No, aspetta. Puoi provare ancora? Sì. Perché se riesco a alzarlo... Sai cosa potrebbero fare? Che per agganciarlo con due gru insieme. Invece non te lo fanno fare. A parte che bella, fine quella gru lì non è che sta sollevando chissà che cosa, No. Sta sollevando solo le lungherine alla fine, perché gli altri sono in mezzo. Collega rimorchio. Troppo lontano. Ma perché? Niente, dai. Andiamo a cappottarlo e vediamo di... Per cappottarlo adesso come si fa? Adesso andiamo qui dove c'è la botte e riusciamo che è un po' più largo. Ti porto avanti il tuo rimorchio? Sì, prendi te il mio e vediamo un po'. Magari qua sopra dove c'è... Ah, in cima alla salita. Ah, stai a vedere che magari qua riusciamo. Qua si alza. Un pelo. Insomma. Un pochettino si è alzato su, ma... Mi esce una freccia rossa che non ho capito e non l'ho mai vista. Aspetta che provo a guardare live. Aspetta, vediamo un po' se la trovo, mi fermo. Mi dice la freccia verso la ralla. Ma scusa, Niente da fare. Niente, la gru si sta piegando. Allora, vediamo un po'. Io andrei avanti lasciando attaccato la gru. Oh. Eh no.
Devo lasciare attaccato la gru, modalità gru. Lascio attaccato la gru, magari si alza quando vado avanti. Allora, attiva gancio. Ok, vediamo, Ah, si alza, vedi? Sì, è alzato. Si alza, lo so, ma io come faccio a prenderlo così? Perché o comando il camion. Vediamo, Sto alzando, Mamma mia, è per poco. Manca poco, Non riesco ancora ad attaccarlo. Ma se te lo spingo da dietro? Aspetta, c'è. Niente, C'è. vabbè. Ok. Vabbè. Perché? Ripristina gru. Ok. Andiamo. Andiamo. Occio, piano qua. Ah sì, così. Buona Quanto spinta. ca... No, no, quanto carburante hai? Oddio. 300, adesso fate pieno. Adesso sì che ho bisogno di uno spinto perché si è incastrato. Ok. Ma porca! Che Che c'è? Aspetta. si sgancia il rimorchio. Agganciato adesso? Sì. Ok. Ce la fai venire? Forse sì. Guarda che faccio un pieno. Oh, ma questo camion non frena comunque. Ok. Perché il viaggio sì, non è lunghista, non lo fai pieno. L'ho fatto prima, cioè adesso Ah. c'ho 297. Bene, dai. Bisogna poi tracciare il percorso dopo, Ah sì, là? Sì. Te Se perché andiamo giù, mi sembra il tunnel sotto. vuoi fare quella più lunga o quella più corta? Oddio, io... Adesso aspetta che guardiamo insieme perché adesso siamo un po' carichi. Occhio, eh. Cioè, dimmi te quando posso passare. E vai pure. Ok. Non ha più fatto sto scherzo, solo una volta l'ha fatto. Chissà cosa gli ha preso. Magari è andato fuori sincro quella volta lì. Sì, però cacchio. Camion demolito, carico perso, vedi poi te. Allora. Allora, aspetta che mi fermo. No, pessima idea. Allora, no, dobbiamo Facciamo quella fare lunga. la strada Sì. normalissima perché non è la più lunga, è la più corta. No, No, dico no, quella che voglio fare io da carico è infattibile. ma noi dobbiamo andare alla foresta di Yellow. Sì, ho capito, ho presente. Quindi non ho mai fatto sto pezzo qua, mai fatto, quindi andiamo giù. Io l'ho tracciata. Ma è tutto asfalto? Tutto asfalto, ma poi ci saranno l'attraversamento dell'acqua, insomma, quello che Non riusciamo a attraversare magari a fare la scocciatura di qua? Senza è. No. fare l'acqua là che ci imbruppiamo? Lo so, ma è un pezzettino lì e poi basta, poi sei sull'asfalto, va veloce. Siamo pesanti, eh? Sì, ma vedi.
l'unica è l'altro pezzo. Oh, mamma mia. Anche te hai visto la macchina che ha fatto lo Sì, ha schiaccio? fatto. Sì, l'ho toccata io. Infatti la sto ancora toccando. Tanto il camion è tuo, quindi sei tutto rigato. No, sono solo questi due o tre pezzi qua brutti, ma per il resto è asfalto, quindi. Ah, no, che fumo, che fumera. Bestiolina. Sto consumando 26, stavo consumando 28. Beh, siamo belli carichi, non abbiamo mai fatto un... Adesso qua bisogna stare a sinistra, attaccati al guardrail. Abbiamo fatto un bel carico. Mancherebbe una longarina, e se capita in giro magari riusciamo a Se caricarla mi su. capita vicino, magari quasi quasi la carico così, la tengo quello gru. Sì, infatti stavo pensando anch'io la stessa cosa. Perché Ma l'abbiamo. magari la carico io. Una vicino ci passiamo tra un Ok, perché a sto punto possiamo fare così, eh. Abbiamo preso la strada un po' più facile, ma carichiamo su una longarina in più, eh. Erano 4 e 4, giusto? Sì. Qui sarebbe stato bello andare con tre camion. Sì, qua sì. Oh. Sì, perché più di così non potevamo fare noi. Mi trascina lo stesso anche con questo peso, eh. Sì, anche a me mi sposta. La forza dell'acqua l'ha fatta giusta in questo gioco. Ma la fisica è molto bella, ogni tanto si inceppa, però è molto bella di questo gioco qua, eh. Non è quella di farming, lo sai che qua se vai fuori strada ti capotti. Sì. Farming è un altro gioco, vabbè, è basato su altre cose, quindi. Dai, che sto toccando l'asfalto. Ah, grazie. Ci fermiamo un attimo? Sì, Devo vuoi? andare in bagno, devo. C'ho la piantina qua che mi chiama. Sì? Allora, a parte gli scherzi, dov'è la longarina? La longarina potrebbe È della essere. struttura, La struttura di riesco a dirlo. metallo, eh? Sì. Ce n'è una giusta giusta e mi sa che. Dai. O se no c'è anche più avanti al magazzino, se vuoi prendere. Ah no, più avanti al magazzino, come ho detto. No, no, dobbiamo No, la girare prima più noi. vicina è questa, dai, dove c'è la prima a destra, andiamo. Poi ritorniamo indietro e facciamo la strada qua. Così carichiamo anche con la longarina lì e siamo a posto. Che era lì nell'acqua, forse, o questa? Forse è questa, eh. Sì, di qua a destra. Aspetta, sì, esattamente qua a destra, eh. Piano perché sei carico adesso, eh. L'ultimo, mi sa che il pezzo più brutto è questo, quindi. Come facciamo ad andare di là però? Aperto, dov'è? Dobbiamo fare la strada, sì, la strada lì davanti, Sì. poi la vedi lì a destra e poi sì. Perché qua in mezzo è alta, eh.
La devi far spawnare sotto da qualche parte. Non sul cassone. L'azione di caricamento manuale è bloccata. Perché vuol dire? Che qui non c'è la piattaforma per scaricarla manualmente. Vabbè, allora bisogna scaricarne una. Eh sì. Aspetta, scarico io, dai. Allora, disimballa carico, attiva gancio, modalità gru, ne tiro giù una e poi la... Ma se scarichi un blocco di cemento ci stanno tre longarine su di te, no? No, ce ne stanno sempre solo due di longarine. Non ho niente, non ho detto. La zona di caricamento manuale è bloccata. Ok. Sì. Ecco, e adesso tocca all'altro. E noi lo freghiamo in questo modo. Allora, devo... disimballare e poi imballare, ok. Poi adesso attivo gancio. Allora, la partita arriva quella lì? Sì, dai, lo stesso. Se mai tracciami il percorso giusto, non so se tornare indietro. Sì. Io c'ho quello che torna sulla strada, se mai. Possiamo fare quello lì, dato che c'ho, io non riesco più a usare il viricello, quindi non mi sembrava malaccio, eh. E girati. Ok. Bene. Oh mamma mia, sei lunga. Ah, tiro aggancio, tiro aggancio. Adesso lì se te però sei molto più instabile così. Vabbè. È veramente i rimorchi piccoli non ce li ho vicino qua. E io tornerei indietro dalla stessa strada che abbiamo fatto adesso e riprenderei la... ma è l'unica, mi sa. È proprio l'unica. O no? Aspetta. È l'unica. Sì, perché non dopo sono instabile io. Quindi qua mi sembra più. Ok. Io ho capito. Allora è quello di tunnel, non l'altro. Ho capito l'altro io. No, si segna la missione lì o ho sbagliato io, no? Avevo lì. Capito il tunnel sopra in alto io. No, il sopra in alto è quello che abbiamo fatto adesso. No, l'altro sopra in alto bloccato. Ah, sì, anche quello da andare a sbloccare, però. Non so dove è la missione di quello, adesso io ho trovato quello sotto, poi se poteva essere anche quello sopra, non è che... L'importante è sbloccarlo. No, allora è giusta la tua strada. Questa qua dovrebbe arrivare all'altezza del benzinaio, forse abbiamo detto, di là. In teoria... Non lo so, comunque bisogna sbloccare questi tunnel, perché altrimenti siamo troppo bloccati. Cioè non possiamo fare il giro di 200 km quando invece possiamo farne solo 20 aprendo i tunnel, aprendo le strade. Il problema è che non so se mi basta il carburante con tutto questo giro che abbiamo fatto adesso. Un pelo ce l'ho io. Infatti ho detto strano non hai fatto carburante, ho detto buh. Eh sì, prima l'ho fatto là, solo che ho consumato 200 litri intanto quasi. Vabbè, andiamo avanti e...
Oh mamma, 30 minuti. Vabbè, vado a 21 i 22, 21 22 anche io, eh. Vabbè, oh, fin dove arriviamo? Arriviamo, d'altronde. No, io sono a metà. Più o meno. Però se riuscivo ad andare a caricare queste qua, a scaricare queste, sono al massimo, bisogna fare, venire qua con un rifornimento. Ci sei, ah, che sta arrivando, vedi? Sì. È il mio che adesso non... Non posso più usare neanche il vermicello. Sai cos'è? Qua la corrente ti spinge indietro. Sì. Stavo guardando che non hai la ruota di scorta dell'Azov, come mai? Mi sa che mi sono dimenticato di metterla, poi facile. Devi metterla perché se si scassano almeno c'è un ricambio. Visto che te ce l'hai sul tetto. Solo per quello, eh. Vedi che va meglio il No! tuo. Ha ripreso trazione! Adesso sto prendendo anch'io trazione. Ha ripreso trazione, mi supera adesso, arriva. Dai, che in un colpo solo apriamo il tunnel, Ho consumato 40 litri in un minuto. Sì, ma poi non è brutta la strada, dai, sono solo questi attraversamenti qua, questi guadi qua, che sono brutti, eh. No, c'è la pianta. Te l'ho detto che c'era la pianta in mezzo. Devi No, che pensare vorrei dove. andare veloce, vorrei andare veloce, che so se mi fermo qua Ma non va dove più. c'è la pianta, sai quelle piante lì sono? Sono. L'ho messa apposta per rompere, scommetto. Sì, infatti l'unico passaggio era dove ero io, ma a metà. Ce la fai, sì. Che bella che sganciata, eh. È solo caduta per terra. E dà fastidio lo stesso. Se danno fastidio quelle piante lì, sono tremende. Oddio, qua. Beh, un pezzettino, dai, non. Adesso dobbiamo andare, che la Qua. mia strada si è cancellata. Qua a sinistra, però è la prima volta che passo io qua, eh. Mi sa anche io forse. Non è. Al momento non è difficile, dai. Pensavo peggio. No, no, non è difficile. Però qua l'acqua si abbassa, si diventa più profonda. No, dai, non sembra, sembra male. Non andare troppo a destra, perché mi sa che pende, mi sa che No, no, cambia la strada. sono dietro di te. Perché ho visto che mi andava giù il camion a destra. Ecco il ponte, il tunnel. Dai che ci riusciamo. Non vedo il trigger però, eh. Ah no, c'è. Dai, mi sta tirando giù la corrente qua. Ah, Iva, occhio se che non si bugga qua sopra, eh. E ce l'ho legata. E ti conviene sollevare dal carico. Ok, è sollevata. Non mi fa scaricare? Mostra.
dettagli bloccato. Oddio, e adesso mi ha... Non ti fa scaricare? No. Quindi mi ha sbagliato. Avevo sbagliato il punto consegnare? Allora, fermo il camion. Non ci credo. Cosa? Guarda la map. Guarda la map. Come un'altra mappa? Sì, guarda la map. Aspetta, mappa globale. Vado. E di... vai a... E guarda a sinistra. E a sinistra a tunnel sud-ovest. E c'è... Ma però dava di qua, lo dava? Eh. Eh no, eh. Cioè, siamo venuti da lì a qua. Ma scusa. Ma lo dava di qua, lo dava, eh. Cioè, pensavo un figlio invece, ci ha fregato. No, ma sono sicuro che lo dava di qua, perché sennò come facevo a sapere che era questo? Mm. Cioè, il tunnel è questo, ma probabilmente lo apre di là. Ma porca sì. Miseria. Come facciamo adesso? Adesso ci fai per forza andare ancora di là. Sì, però di là non sappiamo dov'è. Poi il pieno qui. Io c'ho 42 adesso. No, non si riesce. Allora. Strada verso su te, mi dà ancora quella a me. Mi dà questa. Ma se infatti se schiaccio su quello lì mi fa andare qua anche a me. Mi dà questa. Non vedo più il punto. Probabilmente il trigger è di là. Ma porca. Sì. Vediamo di là com'è la missione. Allora, inizia traccia. Fine traccia. Però non mi fa andare di qua. Da questa mappa non mi fa andare in questo trigger, eh. Io se da un'altra mappa schiaccio proprio consegna tunnel sud-ovest mi fa andare proprio su trigger. Cacchio, eravamo di là, siamo venuti di qua. Minchia. Poi tutto nero, che strada facciamo noi? E niente, dai, bisogna girare e tornare Andrea. Poche balle. Il problema mio adesso è attivo il gancio. Io qua non ce la farò mai girare. Devo accendere. Mi sa che mi tocca fare il retro, ci tocca farlo. Sì, però la giro. Allora, modalità gru, devo agganciare sto coso, ok. No, bisogna portare qui una botte o qualcosa. Oh. Perfetto. Bene. E niente, andiamo. Com'era? Attiva gancio? No, attiva gancio così. Perfetto, dai. Dove sei andato? Sono andato in retro, tutto in retro io, fino a qua, dove sono adesso. E qua mi sono girato. Ah, perché non si può girare? Io non so se... nel dubbio io non ho provato. Che c'ho pure incastrato. Allora, riesco a girarmi, ma c'ho la longarina sopra che si è staccata adesso. Porca miseria. Bello che da qua le ruote del tuo carro lampeggiano. Lampeggiano? Sì. Cosa vuol dire lampeggiano? Che spariscono e riappaiono. No, facendo la così stretta la curva mi si è sganciata la longarina, però sarà, poi passerà. Non per dire, Ivan, mi sa che bisogna andare per il carburante. Sì, devo andare, sì. Sono rimasto con 21. Vengo solo di là e... Però vedi che ho girato io. Io non... c'avevo paura di incastrarmi. Allora, bisogna portare qua un camion, dai.
venuto un po' sbilanciato, eh. Eh sì, c'è la longarina che mi è scesa perché girando così stretto. Ma io ho... Eh no, ma non ci arrivo neanch'io. Potrei rischiarla, ma... Niente, dai, bisogna venire qua con un camion. Vai te o vado io? Boh, se c'è vado io lo stesso, non cambia niente. Guarino te lo posso tirare fuori. Come vuoi, dai, intanto metto a posto la longarina qua. Allora, attivo l'aggancio. Quale vuoi? Una botte, anche piccolo, tanto basta che arrivi qua. Ciao, Pitipani. Ti va bene il lazzo di ieri collegato a Pitti? Sì, va bene. Buonasera Pitti Paldi, buonasera. Ah, è arrivato in chat? Sì, è arrivato. Ciao! Allora, vediamo un po' di girare sto coso. Perché facendo le manovre troppo strette, sto coso qua. Scusate, ma sono a cena fuori. Ah, beh, non preoccuparti. Ah, oh, tranquillo. Resta sempre un gioco, non è che c'è nessun obbligo, quindi. Non è un problema. Per fare due risate va bene, quindi. Ok, vediamo un po' se riesco a chiuderla gru un po'. Ok, abbassati. Boh. Ok. Allora. Vado proprio appena qua più avanti. Ferma il motore, vediamo un po' dov'è. Sarà per la prossima volta, buona continuazione. Se sì, beh, non ti preoccupare, ci siamo... No, domani sera no, non ci sono io. Penso di non riuscire. E in caso domenica, lunedì... Ma sì, ma siamo sempre qua, non è un problema. Allora... Che camion si può usare qua? Quello vicino al negozio dei rimorchi. Negozio di rimorchi. Oh, tanto... Ah, qui c'è qua il trattore, no. Perché non riesco a vedere dov'è sto camion? Cattettura. È il lazzo, è quello con 10 ruote. È quello con 10 ruote. Andiamo avanti. Ok. Ah, se eri vicino, diciamo, Eiva. Ce l'avevi dietro. Ce l'avevo dietro? Sì. Oh, che sfiga. Aspetta. Non l'ho mica visto, Dunque, ah sì, guardalo qua. Ma porca miseria, l'ho proprio qua. Allora, spengo e cambia camion. Ok. Adesso non so se che strada vuoi fuori. Devo fare per forza quella lunga, perché la botte è un po' come... Hai capito? È un po' come... Ma riesci a attraversare o ti serve aiuto? Boh. O vuoi che ti vengo dietro con trattore? Cacchio, è bella lunga però arrivare lì, oh. No, so devo fare... dietro con trattore? Devo fare quella lunga, non c'è verso. Vabbè, aspetta. Ti vengo dietro con trattore, tanto son fermo, tanto son fermo. Dai, allora accompagnami col trattore, così almeno se al limite di ripristini, dai. Io mi avvio. Oh. Certo che cambiare camion da così a un altro cambia la guida. Sì, sì. Devi abituare un attimino a come sterza, come frena e... È piena la botte, sì. In teoria sì, l'ho tirato fuori adesso dal garage. Ah sì, è piena. Intanto mi avvio perché sono, mi sa che sono più pesante, sono bello pesante, quindi...
Però va bene sto camion, eh. Va va, Sì. Oddio, le ultime parole famose. Cosa c'hai eh. dietro? Una Kelly. volta anche te. Sì, l'ho toccato per sicurezza, me la porto lì in mezzo se ci serve. Palo. Oh, se si affonda qua. Ah, ma qui c'è un camion. Ah, Sì. quello giallo, sì, adesso ho visto. Quello che piace anche a me, sto camion qua. Di solito uso questo con la botte io. Boh, non so perché, però... Non è male come cambio quello. Ah no, non è male. Sei dietro, sì? Come Sì. Adesso va il trattore qua? non mi sono fermato neanche una volta. Qua il pezzo brutto qua. Ma se non vado di Vericello. Insomma, l'abbiamo il Vericello e usiamo questi Vericelli. Ma sì. Consuma però anche questo, eh. Ah sì, quello sì. La botte la sente anche questo qua dietro, eh. La botte pesa. È un po' tipo la legna, è un po' pesante e la botte pesa forse di più, ma il baricentro lo sposta anche questa, eh. Beh, ecco, tutto sommato non va male, questo. Ah, quello è un bel camion, eh. Ah no, è bella. Poi adesso che io ho fatto la modifica delle sospensioni, che è più alto. Eh sì, perché sto qua col musone che c'è davanti, spancia. E per questo infatti ho alzato più davanti, che non continuavo a rompere, che continuavo a schiacciare l'asfalto sempre.
Almeno quello lì multilo si vede, almeno quello. La benzina non so perché non te la fa vedere. Boh. Ma porca miseria, comunque se mi scoccia questa missione. Convinto proprio che andava qua, ma mi segnava qua, ma di là è tutto scura, c'è la Eh sì. mappa E di là, boh. quel pezzo lì non ce l'ho fatta sbloccarlo. Bisogna andare adesso, Poi vediamo con i camion carichi. Lo lascerei circa qua al tuo cassone. Dove sei? Ma prima di entrare nell'ultima acqua, farci un bivio. Nell'ultimo pezzo. Sì, magari lo posso lasciare lì, che almeno tra le due strade, Sì, tra che le due tre strade. magazzini lì. Sì, poi magari non è il posto giusto, però boh, lascerei lì comunque. Poi questo qua magari dopo lo recuperi, quindi... Oh cavolo. Ma che cacchio sto facendo io qua? Così. E così. No. Allora, origine. Devo cambiare l'origine. Cisterna. Ok. Target. Questo. Già fatto. Quello fatto. E questo. Ok. A posto. Ok. È segnata a te la mappa? Sì, tanto è tutta dritta qua. Qua per adesso no, perché è super giù. Sì, è diritta, quindi... Vabbè, non è brutta, non ci vuole tanto arrivare su, però eravamo già su. Il problema è di là che non sappiamo come fare. E sono già le 8 passate, quindi non riusciamo a finirla questa.
però almeno abbiamo carico di tutti, cioè fatta questa ci abbiamo per tutto, longarine, cemento. Inizia che se corri. E questo vuoi? Cavolo se va. Adesso questo camion qui l'hanno fatto velocità e anche sterrato, diciamo. Adesso per giù si comporta anche abbastanza bene anche su, nell'acqua, vedo. Vabbè. Stasera non è ancora saltata la connessione, eh? Da notare, da notare che non è ancora saltata, quindi è 1:23 che ci stiamo in live. Mamma mia! Che c'è? Mi è venuto schermo nero quando l'hai detto. Ah, no, eh! Che tempismo che ho fatto. Ma hai avuto un bug tu o cosa? No, da quando ho fatto l'aggiornamento scorso mi fa il bug e ogni tanto mi fa lo schermo nero. Ah, ti fa gli scherzi, ho capito. Tipo come te che con BS. Ah, sì, sì. Oh, il pezzo più brutto è questo, mi sa. Ma lo odio. Ah, sì. E qui non bagna, no, il mio non sta andando avanti per adesso. C'è la corrente che mi sta trascinando. Ah, vedi, ti sto spingendo, qua. Sto consumando un botto. Matteo, vuoi andare a sinistra? Io vado a destra, va bene. Hai un metro, sto girando a destra. Mio sta bene, cioè, mi spinge anche a me, però riesco comunque. Mamma, questo qua è un pezzo brutto, sì, anche qua, sì. Con tutti i camion che ho io, anche in quel modo non riesco a passarlo sto mezzo, questo pezzo qua, eh. Ah, no, sto qua è giusto che io di quel modo uso solo il marchio, eh. Non uso quelli proprio, sì, diciamo, sì. I capituali. No, sennò vanno a rovinarti il gioco, cioè sì. Secondo me non ha senso usare quelle mod dove diciamo che il camion va dappertutto, non ha problemi di gasolio, non ha, cioè secondo me va a rovinare il gioco, poi ognuno gioca come vuole. Diciamo che uso mod che aggiungono mezzi. Ok, adesso il mio sta andando. Il mio no. Siamo passati prima. Ah, sei arrivato dove sono rimasto bloccato io. No, sta andando, non è che sono fermo, però sai, devo zigzagare con le ruote perché altrimenti non. Attina, spostati. Cioè vedi che continuo ad andare avanti, cioè a sinistra a destra con le ruote, con lo sterzo almeno.
Che c'è? Ti vedo andare indietro. Sì, voglio provare a tirare. No, non ce la fai. Perché oh, vedo, c'ho... vedo che qua c'ho trazione. No, ma c'ho la gru attaccata al... Ah, vero! Mi sono ticcato. Non riesco a usare il vericello. Se mai di là è da trovare un percorso un po'... un po' migliore. Tu vai là che magari hai... di là del tunnel e cominci a studiare un attimo quale... Tanto sto arrivando, quindi... Anzi, di là c'è la botte da far carburante. Ma che giro che abbiamo fatto per niente. Ah sì, devo dire che dovevo guardare bene, eh? No, ma anche io, cioè, ero convinto, ho fatto il percorso lì perché mi segnava lì, cioè, invece è lì, sì, ma dall'altra parte, cioè, il tunnel anche... è quello, ma dall'altra parte il trigger, ma porca miseria. E diciamo che l'hanno fatto per farti tribulare proprio questa qua, eh? Sì, sì, quello, così. Devo guardare di là e non avevo mai... Cioè, queste due mappe qua sono collegate, inutile. Sì. Potrebbe essere sì lì, ma dall'altra parte. E quindi eravamo già lì. Porca miseria, quanto tempo buttato. Vabbè, niente, un gioco. Al gioco, giochiamo. Sì. Allora, dai. Fammi sapere quando posso attraversare anche io. Tu sei arrivato adesso? Sì. Sì, ma penso che ora che arrivo tu sei già... Puoi già andare volendo con la via. Fai gasolio e alla botte, in caso. Sì, sì, sì. Perché non si sa il percorso com'è lì. Il distributore è proprio in alto a destra, che è un po' scomodo. Non si può, bisognerebbe fare proprio il giro contare per andare al distributore. Oddio, se è salita sta qua. Oh, non ce la faccio salire. Oh mamma. No, sto sgommando un po', ma no, riesco. Inizia. È una bella salita, eh. Ok, dai che sta arrivando il giorno. Hai già fatto il pieno te? Sì, sì. Ma dove sei? Io non ti vedo. Questo sto iniziando. Antare no! Che c'è? Niente. Stavo per ribaltare. Un momento per poco. Ma stavo dicendo, sto iniziando a andare di là, del punto dove mi dice. Ah. Stai tagliando. Ah, dentro qua. È l'unica strada che vedo. No. Fai così, te vai lì, io vado avanti invece. Perché sopra non c'è neanche una strada. Che va di lì.
Sì, c'è una pista da sci. Dove? Aspetta. Appena più avanti. Ah, non lo Però so. non so perché lì è salita, io non potendo usare il vericello, boh. Occhio che c'è il ghiaccio che si rompe. Ma no, ma mi fermo prima, non vado di là. Poi vediamo qual è la strada giusta. Perché lì c'è, mi sa che è su un salita un pezzo e non riesco. Spero di non farcela. Procede di là. Sì. Non ero un sì convinto, però Sono sì. abbastanza concentrato. Ah, perché ero un sì abbastanza dubbioso. Diciamo che se qua non stai attento ti ribatti subito. Stavo pensando la stessa cosa, appena ho visto la strada adesso. Oh, cavolo. Ah, quella lì dicevi. Non lo so, può anche essere, magari anche quella non è una brutta idea. È inutile fare la stessa tutte e due, cioè andiamo a sbloccarla e vediamo, cioè probabilmente ci incontriamo, eh. Però io sono senza vericello, cacchio qua. Oh. Non era il caso di portare due longarine una sopra l'altra adesso. Mi sto pentendo un po' dal carico, dalla scelta. Vabbè, però massimo mi ribalto. Tanto il camion è tuo. Anzi, sai che ti dico, vado in ridotta, che va un po' più piano, più costante. Oddio, sono arrivato all'incrocio. Bene. Vabbè, questo qua si comporta abbastanza bene sulla neve. Allora, qua a sinistra non vado da nessuna parte, devo andare per forza a destra e facciamo oppure qui c'è un laghetto. No, io andrei qua, non lo so, che ne so io. E tu stai arrivando da sotto. Mi si è impennato il mio camion. Bene. Perché è salita lì? Sì, c'era un pezzo che toccava i seminassi in mezzo e si è impennato perché dava attenzione solo dietro. Ma veramente facile ribaltarsi qua, cioè se segui le tracce giuste ti ribalti. Almeno io con questo mezzo qua. C'è un po' di fango qua. Oddio, sembrano le sabbie mobili. Non c'erano troppo lontani. Ah, quindi girare di qua, girare di là, sabbie mobili sono. Oh Ottimo. mamma! Oh Andiamo un po' lì. mammina! Che c'è? No, mi pensavo peggio sulle sabbie mobili, invece no. Fammi vedere la mappa. E provo ad andare di qua. Allora, di qua non vado da nessuna parte.
Non lo so dove sto andando, eh. Non lo so proprio. Però di là mi si blocca nel bosco. Se vai sempre dritto, vai nella strada. Evitando gli alberi, vabbè. Eh no, perché arrivo. Ci sono due strade, c'è proprio la strada. Quella del bosco. Allora, vai dritto così come sei, poi dopo giri subito a sinistra. Perché se no vado contro gli alberi, cioè. Secondo me arriva. E dritto. Certo... No, e dritto c'è la stradina. Dopo volendo. Ah, sei andato a destra? ma non ci posso, non ci passo, ci sono le piante. Cioè, non della mappa non mi fa. Della mappa non mi fa. Mi fa vedere due piantine piccolissime. Sì, guarda la live. Aspetta. No, ma poi dove vado? Scusa, da lì dove vado? Io invece di qua vado, arrivo in un villaggio. Arrivo in un villaggio di là, quindi boh. Sono in live? Ah, aspetta, era lì, toh, dove ci te. Ah, c'ho anche il punto segnato. Ah, lol. La mappa è proprio disticevole. No, però ho sbagliato io, è vero, però è vero invece. Cavolo. Eh sì. Dovevo girare lì. Ce l'ho anche segnato, ma cacchio, ma dove passo da dove io qua? Oh no. Lol. Che è successo? Niente. No, non ce la faccio passare. Cosa hai scoperto? Torre elettrica. Sì, dove c'è un punto che imbrocca. Per andare a scoprire ho rischiato di ribaltarmi. No, io mi ribalto qua. Non ce la faccio più. No, pendo troppo e senza varicello non riesco a agganciarmi alle piante, quindi... Come è un po' casino, senza varicello. No, perché puoi rischiare un po' di più, ma... Se ti agganci, ok, ma non riesco. Allora, fammi capire bene, dov'è che devo andare? Qua davanti ci sono le piante e pure l'ho segnato anch'io sto percorso, ma... Sento un vericello. Sì, è mio. Ma allora siamo vicini? Mi sa di sì. Cacchio, sì, siamo molto vicini. Non ci passo da qua tocco.
che c'è una specie di villaggio. Oh, mi sono liberato del punto più difficile. Penso sia una segheria questa o qualcosa del genere. Basta, rap, per me vado di una sala senza uscita io. Allora. No, ci stiamo incrociando. Se tu sei, tu sali da lì, io scendo da lì, ci incrociamo. No, no, arriviamo. Arriviamo esattamente a sto punto, io vado verso il villaggio perché volevo scendere, ma stai arrivando su te da lì. Quindi andiamo a scoprire questo villaggio qua. Magari ci dà un villaggio in trigger. Non sale più. Cos'è un trigger? Che qua è una missione, boh. Sì, vabbè, non sale più. Non va più? Vabbè, arrivo io, ti aggancio a me, stacco il longarino e... Perché scivoli? Eh sì, c'è salito. Aspetta, aspetta, tanto sono qua in cima io. Salita più neve, alto. Oh, cavolo, devo girare sto coso. Io non ho ancora capito la strada, comunque. No, non l'ho capito neanche io. Qua bisogna... Dobbiamo prendere uno scout e andare a lava scoperta un po', perché qua... Non... Mi vedi, sì? Sì, sì. Ma se c'è proprio la ritro? Come faccio ad arrivare là? Paura anche di capottarmi, sono tutto sporto, sto roba. Eh sì, ci vedo... ti sto vedendo, infatti. No, bisogna parcheggiare qua al deposito e prendere uno scout e andare... Oddio! Ce la fai? Cioè, pensa se venivo giù anch'io da lì. No. Agganciati. No, ho detto per un'altra cosa. Guarda come sono in pendenza di qua a destra. Qua a destra il rimorchio. Oddio, no, no, non lo vedo. Non lo vedo. Mamma mia. Sei in bilico? Cacchio. Io sto scorta che arrivo al cielo. No, sei entrato nel server e poi sei uscito. È perché sono entrato per vedere, poi sono uscito perché non avevo più tempo. Semplicemente. Buonasera comunque. Allora, cosa facciamo? Tiriamo qua o pian pianino? C'è il rischio che mi ribalto, Cosa vuoi fare? Vai. Piano. Cioè, ma se l'ho ridotto. Piano, perché lo vedo male. Ok. Adesso parcheggiamo qua e qua bisogna organizzarsi con lo scout. Perché non sappiamo, perché poi stiamo consumando un po', Quindi lo metterei... Lì dritto c'è la strada, vedo una stradina, Sì, ma dove andiamo? In teoria andando lì dritto ci dovrebbe essere la strada. Allora, fermo il motore. Sì, ma andiamo... Dove cacchio andiamo qua? Il tunnel è dall'altra parte. Da come vedo su, dove c'è il tunnel c'è una strada da svaito. Secondo me dove c'era la torre elettrica era da continuare lì. Era interrotto. Era interrotto qua? Sì, sì. Ah, c'è un... perché... Oh.
c'è una strada, ma non andare avanti col camion, perché qua andiamo a consumare gasolio e il rischio di capottamento si sta aprendo, è un po'. Infatti, il mio obiettivo è andare un po' avanti per scoprirlo un pochettino, vedere se c'è la E strada. ma io andrei avanti con uno scout, non avevi qua in giro lo scout. No, mi Però so. non avevamo il 110 qua, sì. Sì, Aspetta. guardalo qua nel magazzino. C'è il Defender 90, che però non è il massimo in questa mappa. E no, c'è il 90. E cos'è sta? Ah, poi c'è quella 6x6. Fammi vedere. Sì. No, è quella Luaz. Però sai cosa potremo? Potremmo venire qua a prenderle queste. Cosa? Dove c'è il rimorchietto, vedi dove sono io? Sono un po' lontane. Lo so, c'è il carrellino del carburante, lo postiamo lì. Boh. Io ci proverei, almeno portarle giù un pezzo, eh. Aspetta che vado dove sono in piano, però adesso che Ah, però adesso sono un po' storto. non riesco a agganciare il rimorchio qua, ma che cacchio di... Perché la Defender, oddio, è tutta spessata questa, eh. Ah, carburante esaurito. Oddio, è asciutta, asciutta questa. No, la Defender, beh, a parte che posso prenderlo un po' da sopra. Beh, però è già... Aspetta, mi sembra che è già un po' tardino. Almeno per me. Ah, tu stai andando avanti con... Luogo sbagliato, momento sbagliato, oddio. No, a sinistra non vai da nessuna parte, l'unica è a destra. Madonna. L'unica è a destra e sali, poi ci sono due laghetti ghiacciati. È questo che volevo vedere, se c'era la strada. Sì, è l'unica a destra, ti guido io da qua. Vai a destra, alla tua destra, è l'unica strada che puoi fare. Probabilmente c'è vicino ai laghetti, c'è un... spero. Altrimenti bisogna andare proprio sul lago, sul laghetto. Che allora secondo me... Sì, è vero, abbiamo sbloccato un po' la mappa, però il passaggio non era giusto questo. Capito? Mamma mia, che casino sta missione. Il passaggio giusto era andando avanti sulla strada asfaltata, oltrepassare il laghetto, il ghiaccio dove si sprofondava. Quindi dovevamo prendere quel rischio lì e andare avanti. Più avanti lì c'era, dove c'è giochi pericolosi sulla strada, un passaggio a sinistra molto così così. Anzi, c'è una collina. O prima o dopo era da trovare. C'è anche un attraversamento da sistemare qua, eh. Magari anche questo aiuta. Dall'alto, che è più veloce, scendere da sopra. Perché qua non si riesce a passare. Eppure c'è la strada, eh. No, ma io andrei a aprirla con lo scout. Secondo me, allora io lascerei il camion lì. Vabbè, vediamo dove arrivo con la benzina che c'ho. C'ho 40 litri tanto. No, vai a sinistra, avanti diritto adesso. No, ma 40 litri, no, ti fermi subito lì. Sinistra. Ok, diritto, 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 destra, 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 vai, diritto, diritto, diritto. E niente, non c'è passaggio, fermati. Perché adesso hai aperto tutta la mappa, non c'è passaggio. L'unico passaggio è più sotto. Dove siamo? No, dove ti ho tirato io, prima di quella salita dove ti ho agganciato io, c'è un... Una specie, io non so se chiamarla Una neanche specie di stradina, diciamo. anche gli sciatori hanno difficoltà a passare. No, ma Dove c'è casa, dove c'è casa, dici? sì, ce ne sono due di casa dolce casa. No, qua bisogna prendere lo scout agile, prendere il 6x6
Sì, O certo. almeno che quella bisogna sbloccare torre elettrica per Anche passare. torre elettrica bisogna sbloccare quella. Bisogna sbloccare. Oh, che c'è un camion qua. Che camion è? E vuole tre longarine. Mi ci avevo pure su le longarine. Basta che abbiamo. C'è un passaggio sotto dove c'è il camion. Non so se però è una pendenza strana o no. Però tu l'hai fatta questa. Io ho fatto quella in alto. Dove? Tu hai Ah sì, quello ho fatto. fatto. No, allora, parti dove c'è il nostro rimorchio per carburante. Sì. Quello basso, quello col 31% di. Tu vai a sinistra, che hai fatto quella dove ci sono i Sì. tralicci. Sì. Vai avanti, sali, 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 sali. Sì. Tu sei salito continuamente, invece dovevi girare a Sì. sinistra, all'interno c'è un camion, hai visto che c'è un camion rimorchio dentro? Ecco, forse non si va da nessuna parte, però forse qui c'è un passaggio. Bisogna andare dentro con uno scout e Ma aprirlo. quel camion lì, che cos'è che? Non lo so. Sembra una botte, però al momento non è nostro. Bah. Boh. No, qui bisogna lasciamo un attimino i camion parcheggiati lì. Adesso tu sei rimasto Tanto senza gasolio, è un casino. Come facciamo a riassodarti gasolio lì? E poi vedo un po' Anche dopo. lì, perché poi lì anche girare il cassone è duro. Infatti, io l'ho lasciato lì dove c'è il parcheggio lì, e da lì bisogna andare avanti con lo scout. È inutile. Qua bisogna andare a esplorarla con lo scout. O usiamo le pelli di foca, andiamo con gli sci, o. Io Cioè, no, ma qui è veramente qua, guarda che roba. l'hanno fatta Quindi proprio l'hanno fatta bene per complicare questa mappa, l'alternativa è provare dove c'è quel camion lì tutto scassato, che ci sarà una missione, o secondo me è meglio ancora la torre elettrica. La torre elettrica sarà una missione da sbloccare. sai che la torre elettrica morendo te quanti longarini ci avevi sopra? Due? Boh, se ne ho. O tre? Oddio, ne ho tre, mi sembra. Dove c'è chi Guardando sono? potevi aggiustarlo subito adesso. Ne ho tre, ne ho, sì, tre. Potevi Tre, aggiustarlo subito perché chiede solo tre longarine. tre. Però io come faccio ad andare lì? Cioè, non è così. Se devo scendere da lì è dura, eh. Tornare indietro. Però non so cosa apre se aggiusti quelle. Cioè, fare quella discesa lì non riesco a farla io, eh. Ti ho recuperato io con la corda e io non ho il vericello perché sto tenendo la terza longarina. Ah sì, quello è vero. Dovrei partire da sotto e fare tutto da capo. Salire, quindi non so, magari conviene prendere un camion, andare a prendere le longarine, sbloccare queste e vedere. Perché c'è uno scout qua dove c'è casa dolce casa. E anche qui, boh, c'è un passaggio, sicuramente ci sono. No, ma io direi di aggiornarci alla prossima volta e come si dice, a esplorare un po', aprire la mappa con lo scout. Quindi sai che lo facciamo ogni tanto? Sì. Io direi la prossima volta di sbloccare la mappa qua con gli scout e ci facciamo supporto uno con l'altro per andare a capire dove sta questa strada. Io ci scommetto quello che vuoi che è più avanti dove c'è la torre elettrica. Sì, la torre elettrica, è la torre elettrica, la zona è quella. So che se lo vedi dalla mappa lo vedi bello, ma se lo vedi di persona lo vedi in un altro modo. No, ma ci credo. No, bisogna esplorare la mappa lì, quella zona lì, perché il tunnel è proprio da quella parte. E dall'altra parte non si arriva. Porca miseria. Non si arriva proprio dall'altra parte. L'abbiamo fatto prima e siamo tornati indietro, invece da questa parte. Ma da questa parte la mappa è chiusa. Va bene, dai, a sto punto ci fermiamo poi qua e vediamo di continuare la prossima volta. Bisogna aprire anche qua in mezzo, che qua in mezzo c'è tanta roba. L'acciaieria cos'è? Ah, ma qui bisogna costruire. Ci sono longarine all'acciaieria, però anche all'acciaieria, dov'è la strada? È tutta annullata qui. Poi c'è la strada verso la fabbrica che è da fare. Anche qui c'è un ponte, infatti all'acciaieria che ci sono le longarine non accedi perché ci sono due ponti da mettere a posto se guardi bene. Uno a sinistra e uno a destra, sempre la strada della fabbrica.
verso la fabbrica, sono due. E se ci sono dei ponti da sistemare, anche l'acciaieria ti fa rulli di lamiera e longarine, quindi c'è tutto quella lì. Probabilmente quella che serve per aprire la missione qua. Va bene, a sto punto. Ah, dove sei? Tu sei già schippato via? Ok. Sì, sono solo GPU. Ah, ecco, Bisogna venire qua con lo scout, il 6x6, e cos'è che usavamo? Quella più un'altra, Ah, sì. che insomma con un po' di rifornimento, il carrellino dietro del gasolio perché qua è tanta strada, quello piccolo, un po' di pezzi di ricambio, andare a vedere qua, è inutile. Dobbiamo sbloccare sta mappa, è inutile perché se no non riusciamo dove si va. Va bene, allora io vado perché tanto è arrivata la coca, quindi Ok. Sì. tanto ormai 5 minuti è pronto. E ci diamo appuntamento. Allora, domani niente perché non riesco, finirò tardi molto probabilmente, non è detto però. Saltiamo domenica o lunedì. Anche Ok, va perché bene, devo, dai. domenica volevo portare farming, che è un po' che non lo faccio, quindi. Ah sì, no, fai bene. E ci vediamo, vabbè, la prossima volta, dai, adesso non do appuntamenti Ok, va perché non lo bene. so, quindi più io e te ci sentiamo, vediamo un po'. Sì, Va bene, ringrazio Stefano dalla partita e figurati. poi alla prossima live. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao.